Dagli studi di Radio Incontri, Cortona, Stefano Steve Bertini e Michele Lupetti conducono Pillole di Poliziottesco. Buonasera a tutti, puntata numero 5 di Pillole di Poliziottesco. Buonasera da Michele Lupetti, come dice la nostra annunciatrice della sigla. E da Stefano Steve Bertini, come dice la nostra annunciatrice della sigla. E poi dice anche Pillole di Poliziottesco. Dice una maniera splendida. Vabbè, d'altronde vi dovete accontentare invece per questa trasmissione di due voci maschili. La mia è anche brutta, invece Steve ha una R moscia molto sensuale. Molto sexy. Molto sexy. E quindi hanno scritto le nostre ammiratrici? In quantità industriale. Ovviamente scrivono solo a Steve. Ovviamente. A me non scrive nessuna. E vabbè, nonostante la fatica e l'impegno in questa trasmissione. Di che si parla stasera? Innanzitutto, che cos'è Pillole di Poliziottesco? Questo va sempre detto, Steve, per chi ci ascolta magari per la prima volta, per caso, in macchina, su YouTube, da qualche parte. Pillole di Poliziottesco è una splendida trasmissione che conduciamo io e Michele Lupetti, che riguarda il genere cinematografico degli anni 70, un genere cinematografico splendido che vi consigliamo di guardare per chi ancora non l'avesse fatto. Ovviamente, la mission di Pillole di Poliziottesco è quella di ridare luce a tutto questo cinema italiano anni 70 di genere cosiddetto e soprattutto al filone che deriva appunto dal poliziesco e che qualche critico malevolo all'epoca definì poliziottesco. Noi, in senso dispregiativo, sì, in senso ma sbagliato. E nonostante insomma anche il grande regista di anche poliziotteschi Enzo G. Castellari ci abbia detto di non usare il termine poliziottesco, noi chiediamo scusa al grande Enzo G, ma continuiamo ad usarlo perché comunque dà una certa chiarezza, ecco. Infatti, perlomeno identifica velocemente di che stiamo parlando. Ma questa musica, questa splendida colonna sonora di Napoli Violenta, non sì. Vi fa venire voglia di ballare? Certo, di ballare sicuramente, ma anche di ascoltare le nostre interviste. Esatto, perché... infatti. Oggi vi mandiamo un'intervista a un personaggio che è veramente unico nel suo genere, un grandissimo attore, ma anche grandissimo doppiatore. È vero. Noi abbiamo iniziato, come sicuramente ricorderete, con Franco Gasparri, fratello di Franco Gasparri. Poi abbiamo intervistato, come detto poco fa, Enzo G. Castellari, grandissimo regista, un'icona assolutamente del nostro cinema che amiamo di più. E oggi stasera... abbiamo un'altra, la G per cognome, Michele G abbiamo. Michele G abbiamo, il grande Michele Gammino. Esatto. Allora, magari sentendo il nome, i non addetti ai lavori diranno, ma chi è Michele Gammino? No, perché... sì, è abbastanza famoso, ma magari non tanto famoso. Sì, perché poi non è che abbia fatto tantissimi poliziotteschi. In realtà, a dire il vero, ne ha fatto uno solo sì. Di livello, perché è veramente molto bello. Cioè, la polizia accusa il servizio segreto uccide con altri due straordinari attori, quali Thomas Milan e Luc Merenda o Merenda. Merenda perché è francese, sì, anche se ha lontane origini italiane, però credo che non parli una parola d'italiano, quindi... Comunque Michele Gammino più che altro è uno dei più importanti doppiatori italiani viventi. E infatti, se gli dico, non lo so, un po' di film che ha doppiato io lui. Io dico i nomi di qualche attore che ha doppiato lui: Jack Nicholson, Harrison Ford, Steven Seagal, Richard Gere, Gerard Depardieu. Ma venendo anche in Italia, Terence Hill e soprattutto Franco Gasparri nella appunto trilogia di Marco il Poliziotto. Infatti, quindi noi siamo andati ad intervistare Gammino non solo perché è stato attore nel cinema italiano negli anni 70, quindi ha fatto anche, come ha detto Steve, un poliziottesco, anzi più di uno in realtà, quindi insomma è anche affine al nostro cinema, ma soprattutto perché è stato doppiatore, ha doppiato anche appunto Franco Gasparri. Era amico, e qui lo scopriremo in questa intervista, amico personale anche dell'idolo sommo di Steve, anche Maurizio mio. Merli. Era amico anche di Maurizio Merli, quindi in questa intervista ci ha raccontato tante belle cose, anche ovviamente del suo lavoro di doppiatore, che ripeto, probabilmente è la cosa che lo rende più importante, più famoso. E di Maurizio Merli quando ne avrà parlato, in questa puntata o nella prossima? Questo non me lo ricordo, Steve. Lo scoprirete solo ascoltandoci.
Va bene, non so se abbiamo fatto il minutaggio giusto per questo inizio, Steve. Sì, mi dai loro, penso okay. Di sì, sì, dai, io penso che ci siamo, dai. Ci siamo. Io direi che possiamo lanciare okay. La prima parte dell'intervista, ecco. A Michele Gammino. Diciamo che anche questa intervista è bella lunga, quindi è divisa in due puntate. La prima metà la sentirete questo venerdì, la prossima venerdì prossimo, come sempre, alle 19.05. Ovviamente, e ricordiamo a tutti che Pillole di Poliziottesco è anche una pagina Facebook e un canale YouTube. E quindi mettete mi piace su Facebook, iscrivetevi al canale YouTube, perché ci ritroverete tutte le nostre puntate da ascoltare in comodità e tranquillità casalinga e non solo. In poltrona, sul divano, a letto, in bagno, dove volete voi. Sì, l'importante è che ci ascoltiate. Anche, che ne so, sul tetto. Anche sul tetto, vabbè. Se vi torna comodo. Ok, buon ascolto a tutti. Michele Gammino parte prima la nostra intervista. Ciao. Ciao. Allora, per prima cosa, non so se Steve vuoi chiedere qualcosa, sì, a te, perché parlavamo di poliziottesco e noi abbiamo un poliziottesco che ci è rimasto nel cuore, esatto, in cui lei ha un ruolo importante. Esatto, quale la polizia accusa e il servizio segreto uccide. Io volevo domandarle come è stato il recitare con attori del calibro di Thomas Millian e Luc Miranda. Si dice che Thomas Millian avesse, diciamo, un carattere non proprio, diciamo, dei più facili, come era stato anche una successa anche con Maurizio Merli, ad esempio. Te, allora, ce lo conferma? Dico subito intanto una cosa. Prego. Che prima di questo io ho fatto un altro poliziotto. Sì, 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 lo sappiamo. Più importante di questo. Sì. E ho lavorato con un attore straordinario che è stato anche premio Oscar, che si chiama Martin Balsam. Sì, sì. E io ero il suo vice nel film per la regia di Damiano Damiani, e quindi questo avviene 4-5 anni prima del film di cui mi state parlando. Ed è stata tra l'altro anche la mia prima esperienza cinematografica, in un ruolo abbastanza rilevante e vicino a attori straordinari, perché a parte Martin Balsam poi c'era una serie di partecipazioni di attori molto importanti. Il film ebbe un grandissimo successo mondiale, è andato dappertutto, quindi è stata una cosa di grandissima soddisfazione, e questo per dire. Poi torniamo adesso invece alla polizia accusa il servizio segreto uccide. Io ero il servizio segreto che uccide. Che mi uccideva. Ed è stato l'unico cattivo che ho fatto nella mia carriera cinematografica, teatrale e di tutto il resto. È l'unico cattivo. Mi ricordo alla prima, andammo con mia moglie e all'uscita mi guardavano tutti male, il pubblico mi incrociava. Invece di sorridermi, come si fa di solito, non dico addirittura di chiedermi un autografo, eccetera, allora i selfie non si facevano, e mi guardavano proprio male, con odio, perché era stato veramente molto perfido, cattivo, come inatteso poi nel film, in cui sono invece sempre molto simpatico, cameratesco, grande compagno, grande amico di tutte le persone invece che avevo fatto eliminare io. Di Thomas Millian, ecco. Magari qualche... Thomas Millian. Io con Thomas Millian ho recitato proprio tra l'altro l'ultima scena nella quale poi dico vai tranquillo, censore, io invece lo uccide. E questo è. Però io devo dire che ho un ricordo bellissimo, dolcissimo, non abbiamo avuto grandissimi impegni insieme, cioè le poche volte mi sono trovato vicino a un collega simpatico, tranquillo, molto professionale, ne ho assistito a scontri o altre cose. Tra l'altro lui era ancora nella fase, in quel periodo, nella fase attore serio drammatico, insomma lui nasce come attore, certo, esatto, romantico, insomma, in Italia, bello, di tutti i film questi qui, diciamo, a fine anni 60 e principio 70. Dopo questo film invece ha cominciato a fare tutto quello che poi l'ha reso veramente più popolare, più famoso. Durante i giorni di lavorazione di quei film non lo so esattamente cosa è successo, qualcosa ho sentito anch'io, però io ero molto amico di Ferruccio Amendola, che lo doppiava, e so che lui aveva un grandissimo rapporto e grandissimo affetto con Amendola, quindi non ho mai sentito cose brutte, insomma, ecco. We'll be right back.
Ecco, Luc, di Luc Merendà invece cosa ci dice? Ma Luc è stato un mio grandissimo amico, siamo stati molto amici sia sul set che fuori, e poi io, a parte quando ho girato insieme a lui, in tutti gli altri film l'ho doppiato io, per cui Luc parlava con la mia voce, e quindi lui era molto contento di questo, ed era è una persona straordinaria, un grandissimo semplice amico. Mi ricordo che una volta giravamo in Abruzzo delle scene proprio di questo film, e io avevo la conferenza stampa di uno spettacolo teatrale che sarebbe iniziato da lì a poco, e lui con la sua macchina mi prese appena finito di girare, e a tutta velocità, dicendo, rasentando pure insomma delle cose un po' pericolose, mi portò in tempo al teatro dove c'era la conferenza stampa. Va detto che evidentemente questi commissari avevano tutti un po' il vizio del rischio, perché è risaputo insomma che anche Maurizio Merli, Franco Gaspari fossero molto spericolati, quindi abbiamo anche un Merendà spericolato, lei dice. Ma io vi posso dire che tra l'altro sempre in questo film del quale parliamo, io anche sono stato un po' esagerato, perché in uno incidente di inseguimento e scontro con la macchina dei cattivi, guidavo io proprio, e con Gianfranco Barra, mi ricordo che faceva l'altro amico, Luc era seduto vicino a me, lui era dietro che urlava come un pazzo, piangendo, no, fermati, sei un pazzo, perché io mi affiancavo alla macchina che inseguivo e la speronavo, e gli andavo incontro fino a farla rivoltare, ovviamente la faceva rivoltare lo stuntman che era a bordo dell'altra, però insomma andavamo a tutta velocità veramente, perché eravamo ripresi dall'altro in un lungo rettilineo e facevamo questa corsa, e io guidavo e colpivo più volte, diciamo spallata, fiancata a fiancata, fino a poi a farli cadere, a farli rotolare insieme anche noi, insomma siamo fermati, insomma. È stato molto divertente, perché era un po' una macchina a scontro da giostre fatto dal vero, dal vivo, con le macchine vere a velocità piena. Il problema era per i passeggeri. E il passeggero, soprattutto Gianfranco Barbo, io me lo ricordo come un incubo, non mi ha parlato per giorni. Mentre invece Luc rideva, si divertiva molto, perché lui era anche peggio di me. D'altronde è un commissario spericolato, doveva rimanere fedele. Ma poi lui era proprio l'eroe, insomma, della vicenda. Certo, certo. Senta, lei per curiosità, come è approdata a questo ruolo? Che poi veramente, come si diceva all'inizio, lei è straordinario in questo ruolo, perché ha una faccia, la sua, che ispira fiducia, no? Quindi per tutto il film noi abbiamo un punto fermo, che il personaggio del buon Gammino è una persona che seria, dalla parte giusta, eccetera. Poi questo tradimento finale ci lascia veramente a bocca aperta. Com'è che la scelsero? Si è fatto un'idea? Ma proprio per questo, intanto perché Sergio Martino, che era il regista, insomma, ci eravamo conosciuti già sul set di un altro film, lui mi aveva visto altre cose fatte da me, e si era creato un buon rapporto con lui e con il cugino Massimo Tarantini, col quale poi ho girato tantissimi film, e che in questo film mi pare facesse l'aiuto regista. E quindi si era creato, e io proprio perché avevo questo aspetto, come poi lo sono nella vita, abbastanza tranquillo, posato, che dà fiducia, eccetera, quello che mi dite e quello che è venuto fuori vuol dire che avevano ragione, cioè a fare di me l'amicone, il simpaticone, il buono, che tutto lascia pensare non che poi sia lui l'anima nera della vicenda, ma come in ogni buon giallo che si rispetti, diciamo, è quello meno indiziato, no? Quello meno probabile, e poi invece è vero l'assassino, e infatti così è stato, insomma. Ma lì poi abbiamo avuto anche delle scene, oltre a questa della macchina, anche molte altre scene d'azione che abbiamo fatto. Noi siamo saltati giù dagli elicotteri, vero, facendo una guerriglia vera, insomma, è stato molto bello. Oggi, se ci penso, chiaramente parliamo
di tanti anni fa, ero anch'io agile, svelto e abbastanza atletico e abbastanza incosciente soprattutto. È chiaro che oggi se ci pensa, dico, ma che mi ha detto il cervello di farlo, insomma. Però allora mi sono molto divertito. Si può dire che comunque fosse nell'ambito del filone un film non proprio a basso budget, quindi fosse una produzione abbastanza... No, beh, c'era Mel Ferrer, c'era altra gente, anche gli attori, diciamo, che facevano gli altri ruoli, c'era Carlo Alighiero, insomma, che è stato un grande attore, lo è ancora, nonostante l'età, ancora fa le sue stagioni teatrali qui a Roma, e, insomma, ce n'erano, c'era Gora, insomma, c'era tanta gente. Devo dire che è stato un film che vista l'epoca in cui, insomma, si privilegiavano gli stuntman, le comparse generici per fare i ruoli di contorno, qui ogni ruolo era affidato a un attore, anche se non famosi, ma di grande professionalità, di grande esperienza. Nel commento del DVD, perché noi abbiamo una versione del DVD con il commento proprio di Martino, okay. Però era abbastanza contento di questo film, che tra l'altro è stato l'unico poliziottesco che ha fatto, però diceva che forse era stato troppo didascalico. Lei come la vede? Sente di smentirlo? Perché noi non siamo d'accordo. Io neanche, figurati. Io credo che sia una falsa modestia quella... che l'ha indotto a fare quei commenti, anche perché credo che comunque sia uno dei pochi film nei quali, insomma, lui ha diretto un film, ha collaborato alla sceneggiatura di un film, insomma, che rispecchiava un po' i gusti dell'epoca e anche le denunce dell'epoca, che oggi può apparire didascalico oggi, ma dirlo allora mi sembra un po' è una forzatura da parte sua, insomma. Sì, infatti stupisce, anche perché poi diciamo, nella critica del tempo si tendeva un po' a concludere il discorso riguardo ai poliziotteschi come questi film che incitavano, insomma, alla violenza, un po', diciamo, protofascisti. Era l'epoca, infatti era l'epoca dei titoli lunghi, no? Sì. Io, Confessione di un commissario al procuratore della Repubblica, l'imputato è una cosa, cioè tutti questi titoli che erano frutto dell'epoca, in cui si andava a scavare un po' cinematograficamente quello che erano le situazioni un po' rivoluzionarie, un po' di terrorismo, un po' di Brigate Rosse antilitteram, cioè di quello che era questo mondo un po' sovversivo dell'epoca, che tentava, insomma, di fare una piccola, diciamo, rivolta, ecco, c'erano questi gruppi dei semicarbonareschi, insomma, che, per cui era un po' fotografare e raccontare un'epoca che a distanza di anni quelli che non l'hanno vissuta la scoprono, insomma, quindi mi sembra, se didascalico significa sottolineare questi momenti, queste cose, allora lo era. Sicuramente è un film che ha anticipato certi temi, ecco, questo si può dire, perché comunque... Sì, ma quello viene sempre dopo Detenuti in attesa di giudizio, certo. La violenza quinto potere, insomma, era questo momento di indagine, insomma, il film indagine che riportava, insomma, no? Adesso si fanno, ci sono... le situazioni moderne, e si tenta, si prende, si attinge, si fa Suburra, si fa Gomorra, si fanno queste cose che riproducono questa che è la realtà della cronaca del tempo, insomma. La soddisfazione che magari quando avremo l'onore di parlare con Sergio Martino, cioè almeno noi ambiamo a questo, e sarà uno dei prossimi personaggi che cercheremo, magari. È che tra l'altro io ho rinvenuto una critica dell'epoca di Paese Sera, insomma, giornale notoriamente schierato a sinistra, che invece parlava bene del film, e quindi... Certo, ne parlava bene perché denunciava tutto quello per il quale quella parte politica si batteva, quindi mi sembra ovvio. Thank you.
Senta, riguardo a Franco Gasparri, perché sì, è uno dei nostri pallini, prego Steve. Sì, ecco, voglio domandare come era stato il lavorare, il doppiare appunto Franco Gasparri, poi se aveva, come è stato appunto il lavorare con lui, se ha un ricordo particolare. Io non ho lavorato con lui, l'ho conosciuto, ci ho parlato. Ma non ho mai lavorato con lui, perché quando noi doppiavamo lui è venuto qualche volta sì, a trovare più che me il regista del film, Sterbio Massi, che è un carissimo amico, eccetera. Per cui io l'ho doppiato facendo il lavoro, devo dire abbastanza facilmente, perché comunque lui recitava molto bene, le battute erano tutte dette giuste e precise, per cui è stato veramente semplice. Poi l'ho conosciuto, era una persona straordinaria, veramente... molto bello, era francamente credo uno dei più belli dell'epoca, perché mi ricordo che erano circondati da tutto questo suolo di ragazze che all'epoca ancora leggevano i fotoromanzi, ed era l'idolo di tutte queste ragazze. Io posso dire una cosa, un aneddoto che sembra quasi un vanto per me, ma lo racconto per la curiosità. Eravamo al mare, era l'arena, allora c'erano le arene estive, no? Le arene che si andava la sera a vedere il film, e davano il primo Market Poliziotto. Ah, il primissimo. Il primo. Siccome mia moglie non l'aveva visto, io andiamoci a sedere lì, prendiamo un po' di fresco e vediamo questo film. E sentiamo la mia voce. Sì, insomma, lei la vediamo, il film tutto insieme, col pubblico, è sempre un piacere vederla e sentire. Ed eravamo seduti io e mia moglie dietro un gruppo di... siamo capitati di avere un gruppo di ragazze di sedicenni, ventenni, insomma di belle ragazze, che l'arena era piena di queste ragazze che erano venute a vedere il loro idolo, e le sentiamo, loro che commentavano, noi dietro anche un po' fastidiosamente, perché facevano, ma quanto è bello, ma guarda, io adesso che fa? Tutti questi commentini continuamente. Allora una a un certo momento faceva, quanto è bello, quanto è bello, e uno ha detto, quanto è bello, è vero, ma senti che voce che c'ha. È stato lei a dirlo. Allora io sono stato testimone di questa cosa, non gliel'ho mai detta. Sono io qua dietro, perché per loro era la sua voce quella che sentivano, certo. Evidentemente. Non sapevano mai nulla di... oggi si sa abbastanza di più, ma all'epoca diciamo non si sapeva niente, queste ragazze non avevano idea di che cosa fosse il doppiaggio e che gli attori potessero essere doppiati. Sentivano lui, che avevano solo visto in fotografia, era la prima volta che lo sentivano parlare, e quindi per loro era la sua voce. E così mi sono preso questo bel commento e questo bel momento, diciamo, senza... è una bella cosa, è stato molto carino sentire, insomma, che era un accoppiamento. Domanda che ovviamente non è riferita al buon Gasparri, che noi adoriamo e di cui adoriamo tra l'altro anche la sua voce originale, ne abbiamo parlato, quella la sua voce, ne abbiamo parlato anche con la figlia Stella, aveva una voce molto dolce, però lei che è un grande doppiatore, e adesso magari andremo anche a approfondire questo lato della sua carriera, è vero che il doppiaggio molto spesso salvava tanti film, anche italiani e non solo? Ma soprattutto quelli italiani, perché come dicevo prima, in tanti film si prendevano attori che non erano in grado di recitare, erano molto belli o molto caratteristici o molto particolarmente adatti al ruolo che andavano a interpretare, ma soprattutto nei ruoli secondari o nei ruoli dei caratteri, insomma nei ruoli di contorno, erano in genere e presi fra i generici, le comparse, o gli acrobati, o gli stuntmen, come si dice adesso, insomma. Per cui erano bravi, erano funzionali visivamente, ma vocalmente, soprattutto non tanto per la qualità della voce, anche perché molti erano stranieri o molti erano di varie provenienze dialettali, e quindi
non funzionavano, e allora poi bisognava non doppiarli solo per metterci la voce, ma per farli recitare, e quindi evidentemente quelli che poi li hanno doppiati o li doppiano, diciamo che sono tutti doppiatori professionisti, che non vuol dire che fanno il doppiatore solo, ma sono attori, soprattutto una volta erano tutti attori importanti che facevano teatro, la televisione e tutte le altre cose, insomma, quindi recitavano e mettevano a disposizione non solo la voce, ma anche la loro abilità, diciamo, di attori, capito? E quindi diventavano, salvavano, perché se avessero fatto sentire l'originale, a parte che anche allora anche la presa diretta non era buona, perché certo, i mezzi, insomma, tecnici non erano perfetti come lo sono adesso, insomma, quindi anche quelli che erano bravi a recitare, che si sono poi autodoppiati, perché il sonoro andava ricostruito. E quindi, però, se fossero ascoltati così come girati, si potevano sentire proprio. In tanti casi erano dette cose un po' anche a caso, insomma, o come in certi casi si è saputo, alcuni dicevano dei numeri, infatti, alcuni facevano delle cose, insomma. Ma parliamo di piccoli ruoli, insomma, sì, quindi, sì, ecco, sì. Tutti no, non voglio morire, dice 31, 45, 60, ecco. E poi lì bisognava metterci, e lì la bravura è vostra, di doppiatori, sì, sì, ma di attori, diciamo, ecco, certo, certo. Di doppi attori, insomma, noi in realtà andavamo a fare un lavoro di attore con la tecnica particolare del doppiaggio, che prevede, insomma, sincronismo e tutto il resto. Bene, rientriamo in studio con l'amico Stefano Stivbertini. Abbiamo sentito la prima parte di l'intervista a Michele Gammino. Commento di Steve. Un grandissimo Michele Gammino, una voce splendida, una voce veramente splendida, che riascolteremo venerdì prossimo nella, certo, seconda parte dell'intervista. Questa era la prima parte, e devo dire, ecco, un'impressione su Michele Gammino, al di là del fatto che lui appunto è noto più che altro per la sua attività di doppiatore, quindi se io dico Indiana Jones, ecco, io dico Harrison Ford, e io dico Michele Gammino, perché è il doppiatore italiano, oppure dico Blade Runner, no, giustamente, anche giustamente lì ha doppiato Blade Runner, oppure un più italiano, Terence Hill, sì, l'ha doppiato lui, quindi ha doppiato, vabbè, veramente il mondo. Se dovessimo dirvi tutti gli attori che ha doppiato, una sola puntata non basterebbe, una lista infinita, quindi. Però devo dire che mi ha colpito, perché nonostante questo poteva tirarsela, no? Poteva dire no, vabbè ragazzi, c'ho da fare, ora non mi rompete, non e ho invece tempo. È stata una disponibilità unica e di una simpatia unica, veramente. Questo è un po' tutto il leitmotiv che noi riscontriamo in questo pillole di poliziottesco, a conferma del fatto che non solo questo genere va riscoperto, perché merita, sono bei film davvero, guardateli, ma soprattutto anche ci sono dei personaggi che, insomma, nonostante abbiano avuto una bella carriera e siano veramente dei grandi, però non se la tirano, non affatto, se la tirano, anzi, con molta disponibilità e molta gioia raccontano la loro vita, le loro avventure, il loro passato, e gli episodi molto simpatici. Sì, quindi insomma, dai, qualcosa di utile lo stiamo facendo. Assolutamente sì. Noi torneremo venerdì prossimo e saremo ancora con Michele Gammino. Ricordiamo che Pillole di Poliziottesco è una trasmissione radio, la state sentendo adesso su Radio Incontri, va in onda il venerdì alle 19.05 più o meno. 05 più o meno. Più o meno, qualche secondo prima, qualche secondo dopo. Orario di Mosca. Orario di Mosca. No, orario, no, orario di Greenwich. Di Greenwich. Orario di Cortona. Orario di Cortona, eh. Orario di Cortona. Però soprattutto è anche una pagina Facebook e un canale YouTube. Quindi ragazzi, se avete sentito, se vi è piaciuta, ci cercate su Facebook, mettete mi piace alla pagina. E soprattutto andate su YouTube, canale Pillole di Poliziottesco, e mettete anche lì un bel mi piace e un'iscrizione al canale, che fa tanto comodo. Molto comodo. Siamo partiti un po' bassi, capito? Bisogna crescere, quindi aiutateci, ok?
a venerdì prossimo. Abbiamo altro da dire, Steve? No. Ma direi di no. Ci sentiamo venerdì prossimo alle 19.05 e qualche secondo. Manca però da ringraziare il nostro tecnico, il mitico, grandissimo, fantastico, mitologico, unico Andrea Capecchi. Ecco, io direi che hai esagerato. Per me è sempre Andrea Capecchi, quell'incompetente lì che è in regia. Stiamo scherzando. Grande Andrea. Grande Andrea. Ciao a tutti, a venerdì. Ciao.